UED, duro attacco sui social a Sara dopo la scoperta dell'inganno. Smascherata nell'ultima registrazione di UED, sono piovute pesanti critiche sul web a Sara Affifella, nonostante le scuse pubblicate su Instagram. A dell'incredibile quanto emerso nella registrazione del Trono Classico di domenica scorsa, dove uno dei redattori di Uomini e Donne ha raccontato quanto riferitogli da un utente rimasto anonimo circa l'intricata situazione di Sara Affifella. Già da giorni si vociferava che qualche ex partecipante alla trasmissione avesse preso in giro la redazione e molti avevano puntato il dito proprio sulla ex tronista campana. Nell'ultima registrazione è emersa una clamorosa realtà dei fatti che ha confermato quanto si sospettava. Sara Affifella non si è mai lasciata con il fidanzato Nicola Panico, video virgola durante tutta la durata del Trono, con la complicità pure di familiari e amici. La verità ormai venuta a galla ha costretto l'ex tronista a postare sulle sue Instagram stories le sue scuse. Molti commenti e le critiche piovute addosso alla Affifella, tra cui quelle di ex volti noti del Trono Classico e di Temptation Island. Sara Affifella inganna la produzione di UED, fidanzata con Nicola durante il Trono. Una verità che ha del clamoroso quella che è venuta a galla nel corso della registrazione del Trono Classico avvenuta domenica 23 settembre. Nello studio di Maria De Filippi si è parlato delle polemiche su Sara Affifella che già da giorni tenevano banco sui vari siti di gossip e sui social. Secondo quanto riportato in studio da Claudio, redattore del programma, una persona che ha voluto mantenere l'anonimato, ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che Sara durante tutta la sua permanenza sul trono avrebbe continuato la sua relazione con Nicola Panico, con cui era fidanzata già al tempo della sua partecipazione a Temptation Island. Sembra che la ragazza abbia tenuto un piede in due scarpe, ingannando la produzione di Uomini e Donne e tutto il pubblico, video. La Affifella è massacrata sui social nonostante le scuse di Sara su IG. Quanto emerso nell'ultima registrazione di Uomini e Donne ha portato Sara Affifella a pubblicare le sue scuse su una sua Instagram Stories. Non ci sono scusanti, dichiara la ex tronista, che però tiene a precisare il fatto che i suoi familiari non c'entrano nulla in tutta questa incresciosa faccenda. Le migliaia di followers di Sara stanno perdendo quota dopo la scoperta dell'inganno. In molti, seguendo l'invito dell'opinionista Gianni Sperti, non stanno più seguendo sui social la Affifella. Molte le critiche al vetriolo piovute addosso a Sara, video, tra cui quelle di Carina Cascella e molti altri ex tronisti e volti di Temptation Island, che non hanno certamente usato parole d'amore verso Sara invitando tutti i follower a non seguirla più su Instagram, lasciandola sola nelle sue menzogne e nella sua cattiveria.